In quel momento uno dei nostri cannoni tuonò dalla strada. Un grido di gioia da tutti salutò quel colpo, perché ci parve di ricevere l'aiuto di mille braccia. Avanti, avanti, avanti! Non si udiva più che un urlo, e quella tromba, che non aveva più cessato di suonare il passo di corsa, squillava con angoscia come la voce della patria pericolante. Il primo, il secondo, il terzo terrazzo. Super il colle, furono investiti alla baionetta e superati, ma i morti e i feriti, che raccapriccio! Man mano che cedevano, i battaglioni reggi si tiravano più in alto, si raccoglievano, crescevano di forza. All'ultimo parve impossibile affrontarli più, erano tutti sulla vetta e noi intorno al ciglio, stanchi, affranti, scemati. Vi fu un istante di sosta, non ci vedevamo quasi tra le due parti, essi raccolti là sopra, noi tutti a terra. Si udiva qua e là qualche schioppettata, i reggi rotolavano massi, scagliavano sassate e si disse che persino il generale ne abbia toccata una. A quell'ora mancavano già dei nostri molti, che intesi piangere dai loro amici. E vidi là presso, tra i fichi d'India, un giovane bello, ferito a morte, sorreto da due compagni. Mi pareva che si volesse lanciare innanzi ancora. Ma udì che pregava i due fossero generosi coi reggi, perché anch'essi italiani. Mi sentì negli occhi le lacrime. Già tutta l'erta era ingombra di caduti, ma non si udiva un lamento. Vicino a me il missori comandante delle guide, con l'occhio sinistro tutto pesto e insanguinato, pareva porgesse l'orecchio ai rumori che venivano dalla vetta, d'onde si udivano i battaglioni muoversi pesanti e mille voci, come fiotti di mare in tempesta, urlare a tratti: Viva lo re! Frattanto i nostri arrivavano a ingrossarci, rimanevano le forze i capitani si aggiravano tra noi, confortandoci. Sirtori e Bisio erano venuti a cavallo fin lassù. Sirtori, vestito di nero, con un po' di camicia rossa che gli usciva dal bavero, aveva nei panni parecchi strappi dalle palle, ma nessuna ferita. Impassibile con la frusta in mano, pareva non si sentisse presente a quello sbaraglio. Eppure sulla sua faccia pallida e smonta io lessi qualcosa come la volontà di morire per tutti noi Bisio compariva da ogni parte come si fosse fatto in cento braccio di ferro del generale lassù lo rividi vicino a lui un altro istante riposate figlioli riposate un altro poco diceva il generale ancora uno sforzo e sarà finita e Bisio lo seguiva per le file in quella il sottotenente Bandi veniva a salutarlo, lì per cadere sfinito. Non ne poteva più. Aveva toccate parecchie ferite, ma un'ultima palla gli si era ficcata sopra la mammella sinistra e il sangue gli colava giù a Rivi. Prima che passi mezz'ora sarà morto, pensai. Ma quando le compagnie si lanciarono all'ultimo assalto, contro quella siepe di baionette che abbagliavano, stridevano, sì che pareva di averle già tutte nel petto, tornai a vedere quell'ufficiale fra i primi. «Quante anime hai?» gli gridò uno che deve essergli amico. Egli sorrise beato. Il grande e supremo Cozzo avvenne mentre la bandiera di Valparaiso, passata da mano a mano a schiaffino, Fu vista agitata alcuni istanti, di qua di là, in una mischia stretta e terribile e poi sparire. Ma Giovanna Maria Damiani, delle guide, poté afferrarne uno dei nastri e straparlo. Gruppo michelangiolesco lui e il suo cavallo impennato, su quel viluppo di nemici e di nostri. Mi rimarrà dinanzi agli occhi finché avrò vita. In quel momento i reggi tiravano l'ultima cannonata, fracellando quasi a bruciapelo un Sacchi Pavese, e fu da quella parte un urlo di gioia, perché il cannone era preso. Poi corse voce che il generale era morto, e Menotti, ferito dalla destra, correva gridando e chiedendo di lui. Elia giaceva ferito a morte. Schiaffino, il Dante da Castiglione di questa guerra, era morto, e copriva la terra sanguinosa con la sua grande persona. Quasi sulla vetta, vicino alla casina, mentre io passavo, riconobbi ai panni più che al viso il povero Sartori. Certo, era morto fulminato, perché cinque minuti prima lo avevo visto salire e mi aveva salutato a nome. Giaceva sul lato sinistro, tutto attrapito e coi pugni chiusi. Era stato ferito nel petto. Caddi sopra di lui, lo baciai e gli disse addio. Povero morto. Negli occhi spalancati nella fisionomia spenta gli era rimasto come un desiderio di respirare a una ultima fiatata di quell'aria di guerra. Mantenne da pro della sua parola di talamone, e quanti conoscemmo Eugenio Sartori da Sacile parleremo a lungo di lui. I napoletani morti, che pietà vederli! Morti di baionetta, molti quelli che giacevano sul ciglio del colle, quasi tutti erano stati colti nel capo. Là, un mostriciattolo, che ai panni mi parve un villano di queste parti, inferociva su di uno di quei morti. Uccidete l'infame! urlò Bisio, e spronò su di lui con la sciabola in alto. Ma il feroce scivolò fra le rocce e disparve, più bestia che uomo. Macchiette nel quadro grande veggo quei francescani che combattevano per noi. Uno di essi caricava un trombone con manate di palle e di pietre, poi si arrampicava e scaricava a rovina. Corto, magro, sudicio, venuto di sotto in su a lacerarsi gli stinchi ignudi contro gli sterpi che esalavano un odore nauseabondo e di cimitero. Strapava le risa e gli applausi. Valorosi quei monaci. Tutti fino all'ultimo che vidi, ferito in una coscia, cavarsi la palla dalle carni e tornare a far fuoco. Durante la battaglia, sulle alte rupi che sorgevano intorno a noi, si vedevano turbe di paesani intenti al fiero spettacolo. Di tanto in tanto mandavano urli che mettevano spavento ai comuni nemici. Quando questi cominciarono a ritirarsi, prodetti dai loro cacciatori, Rividi il generale che li guardava e gioiva. Gli inseguimmo un tratto, disparvero in una fondura. Riapparvero fuori di tiro nella montagna, in faccia, seguiti da un centinaio di loro cavalli, che, stati in agguato sino a quel momento, li raggiunsero a briglia sciolta. Dal campo stemmo a vedere la lunga colonna salire a Calata Fimi. Grigia, la sua mezza costa del Monte Grigio, e perdersi nella città. Ci pareva miracolo aver vinto. Si mise un vento freddo gelato. Ci coricammo. Era un silenzio mestissimo. Si fece notte in un momento ed io con Airenta e Bozzani ci addormentammo in un campicello di grano. Accarezzati dalle spighe curve sui nostri corpi. Stamane, quando suonarono la sveglia, rompeva appena l'alba, ma qualche allodola cantava già alta nell'aria. Credeva che si dovesse marciare all'assalto della città, perché ieri sera intesi il generale parlarne con Bisio, ma nella notte era venuta gente di Calattafimi ad annunziare che i reggi partivano alla volta di Palermo. Allora volli fare un giro per il campo. Ritrovai Sartori là ancora dove era caduto. Nessuno lo aveva toccato, ma pareva morto da tre giorni. Le sue guance erano divenute smonte, i suoi capelli tesi, la pelle di un giallo che non si poteva guardare. Mi si strinse il cuore e non ebbi la forza di dargli l'ultimo bacio. Egli lo avrebbe fatto, egli mi avrebbe seppellito con le sue mani. Ora di qui io veggo il colle quieto e deserto. Ieri fin le pietre parevano là vive ad aiutarci. I nostri morti che giacciono su quei dossi sono più di trenta li ho quasi tutti dinanzi agli occhi, come erano due giorni or sono, baldi, confidenti, allegri. Ma uno di essi mi mette, non so che sgomento nell'anima, quell'ufficiale che vidi a Novi, che rividi a Salemi, e non rivedrò mai più. Anche di amici se è morto, è rimasto là nella gloria con nome non suo. Meno da rimpiangere i morti, perché i poveri feriti raccolti in quel misero villaggio di vita soffrono Dio sa come. Soli, senza cure, senza altra difesa che la loro impotenza. E se vi capitasse una colonna di questi soldati feroci che hanno l'ordine di non dar quartiere? Tramonta il sole. Giù nella città le bande empiono l'aria di suoni. Mi narrano che vi fu cerimonia per la benedizione del dittatore, fatta da un frate che ci segue fin da salemi. Io non discenderò più di qui, non mi staccherò da questa bella veduta finché non sia notte. In quel fitto di boschetti laggiù, veggo al camo. Di qua a là una tempe. Il golfo di Castellamare chiude la scena e pare che sfumi nel cielo, nel cielo libero al desiderio che vi si sprofonda. Quelle acque lontane hanno un sorriso di promessa in cui l'anima si confonde, come negli occhi di una cara fanciulla. Un po' di spiaggia, un po' di spiaggia. Mi sembra che là sapremo qualcosa di noi e del mondo, che a quest'ora ci ha giudicati. Stasera leggerò alla compagnia l'ordine del giorno. L'ho trascritto nella Cancelleria Municipale di Calatafimi, dove il capitano Cenni tempestava rabbioso, non so perché. Leggerò. Soldati della libertà italiana. Con compagni come voi io posso tentare ogni cosa. Che grido quando la compagnia udirà quest'altro passo. Le vostre madri, le vostre amanti usciranno sulla via, superbe di voi, con la fronte alta e radiante. Veggo su per l'erta il colonnello Carini, che se ne viene a cavallo di passo allegro, che si parta. Da Calata Fimi a qui fu una camminata allegra, per campagne fiorenti, ma dappertutto vi era traccia della sconfitta che facemmo toccare ai Regi. Zaini, berretti, bende insanguinate, buttate lungo la via. All'alba partendo si cantava, poi, tra per quella vista e per il sole che si alzò a schiacciarci, si tacque e si tirò innanzi come ombre. Verso le dieci ci abbattemmo in certe belle carrozze, mandate ad incontrarci come gran signori. Alcamo era vicina. Nelle carrozze vi erano gentiluomini lindi e lucenti che fecero le accoglienze al generale. Mentre allo sbocco dei sentieri si affollavano dai campi molte donne campagnole, confidenti e senza paura di noi. Alcune si segnavano devotamente. Una ne vidi con due bambini sulle braccia inginocchiarsi quando il generale passò. E uno dei nostri ricordò le trasteverine di undici anni or sono, che lo chiamavano il Nazareno. Entrammo in alcamo alle undici. È bella questa città, sebbene mesta e all'ombra delle sue vie, par di sentirsi investiti da un'aria moresca. Le palme ispiratrici. Si spandono dalle mura dei suoi giardini, ogni casa pare un monastero, un paio di occhi balenano dagli alti balconi, ti fermi, guardi, la visione è sparita. Prima che noi giungessimo si diceva che i Reggi erano sbarcati numerosi e furibondi a Castellamare, ma che subito erano tornati a imbarcarsi. Non si parla più di questa mossa, ma si vedono laggiù in alto due navi. Potrebbero essere da guerra. Fumo in cinque da un signore che ci volle a forza in casa sua e vi desinammo. Che gentilezza d'uomo in quest'isola solitaria! Ma che ingenua ignoranza delle cose d'Italia! Egli non ci tenne nascoste le sue figliole, che ci guardavano ansiose e ci parlavano come a conoscenti antichi. Di dove siete? chiedeva il loro babbo a De Lucchi. Genovese. E voi, volgendosi a Castellani, da Milano. Ed io da Como, rispondeva senza aspettare di essere interrogato Rienti, che ha la testa come uno di quegli angeloni ricciuti e paffuti che si vengono scolpiti, con le ali aperte, ai corni degli altari. Che bei paesi devono essere i vostri. Ma perché siete vestiti così da paesani? Via, dite la verità, siete soldati piemontesi, no? E allora come avete fatto a vincere tanti napoletani? Passarono di qui che era una pietà a vederli. Non arriveranno a Palermo la metà. Poi il discorso cade sulla guerra dell'anno scorso. Quel signore pareva nato ieri, credeva appena che Vittorio Emanuele fosse davvero al mondo. Intanto si era bevuto e qualcuno menzionò Ciullo dal Camo e la dolce canzone e si parlò anche di Bari, di Puglia e della sfida di Barletta. L'ospite trassegolava a sentirci parlare di tante cose, non ci voleva più lasciare uscire, e quando potemmo andarcene, senza disgustarlo, le sue figliole ci porsero la mano. Bacciammo rispettosi e timidi e ce ne venimmo via con un po' di scompiglio nel cuore. Il tuono brontolava cupo di là dai monti. Tutti si affollavano giù al mare, credendo che fosse il rombo del cannone. Palermo in sorta, corriamo a Palermo. Ma poi sopra i monti si levarono certi nuvoloni scuri, un temporale che svanì. Si diceva misteriosamente dall'uno all'altro che il generale ha perduto la speranza di riuscire contro i 30.000 soldati che il borbone ha nell'isola, che la nostra colonna sarà disciolta che ognuno sarà lasciato libero di cavarsi come potrà da questo passo. L'annunzio fu un lutto, ma era una falsa voce, o forse un gioco che ci viene dal nemico. Quel frate che ci segue sin da Salemi vuole espandere un'aura di religiosità sopra di noi. Lo vidi poco fa a cavallo, partirsi per tornare a Calatafimi. Colonnello Carini, disse passando al mio comandante, Domani dirò messa sopra un avello tricolorato. Dopo tornerò con voi. Alcuni che rimasero addietro, per ferite leggere, toccate a calatafimi, ci raggiunsero qui. Narrano le sofferenze dei nostri compagni ricoverati a vita. Non si sa come. Le piaghe incancreniscono. I medici si struggono intorno ai sofferenti. Ma la morte li toglie loro di mano. Francesco Montanari da Mirandola, quell'amico del generale che celiava con lui a Talamone, è morto dei primi. E se è vero, capisco le parole che disse il frate partendo per Caratafini, fa un'ora. Mi fu detto che i nostri morti giacciano ancora insepolti sui colli del pianto romano. 18 maggio tra Partinico e Burgeto. Era meglio rompersi il petto, ma varcare la montagna, scansare Partinico. Si saliva l'erta su cui sorge il villaggio e il po' di vento che rinfrescava l'aria ci portava già a ondate un fetore insopportabile. Appena in cima ci affacciamo alla vista della città, arsa gran parte e fumante ancora dalle rovine. La colonna da noi battuta a Calatafimi si azzuffò con gli insorti di Partinico. Gente eroica davvero. Incendiato il villaggio, i borbonici fecero strage di donne e di inermi di ogni età. Cadaveri di soldati e di paesani, cavalli e cani morti e squarciati fra quelli. Al nostro arrivo, le campane suonavano non so se a gloria o a furia. Le case fumavano ancora. Il popolo esultava tra quelle ruine. Preti e frati urlavano frenetici «Evviva!» Le donne si torcevano le braccia furenti. E intorno a sette o otto morti, rigonfi e bruciacchiati, molte fanciulle danzavano come forse nate a cerchio, tenendosi per le mani e cantando. Quei morti erano soldati. Il generale spronò tirando via e calandosi il cappello sugli occhi. Noi tutti dietro lui, assordati e scontenti. Ora siamo lontani, ma le campane suonano ancora. Sono le quattro e mezzo. Vorrei che stanotte si stesse qui, tra questi oliveti. Non vorrei perdere di vista il golfo di Castellamare. Che mentre il sole andrà sotto, dovrà parere chissà che paradiso di colori.